proposito, ti sono piaciuti i miei addobbi natalizi, quelli che ti ho mandato? Tanto io non li utilizzavo più. Ti volevo dire comunque che quel centro tavola che mi hai richiesto è pronto, però abbiamo un problemino. Mi sa che ho esagerato. Oh, sei la solita esagerata proprio, ma io t'avevo detto che de carretto me ne serviva una, un centro tavola t'avevo chiesto, cioè fatti 100 non fa. Ma voglio vedere dimmi tu. Ma dimmi te. Oh, però mi sta venendo un'idea. Questa è praticamente la base del carretto. No, la base è il carretto. Vedete? Lo incollerò con la colla a caldo. Ho bisogno delle ruote e voglio realizzarle con questo nastro, o meglio, con la struttura del nastro adesivo, che io di solito mantengo sempre da parte perché può tornarmi utile. Vi consiglio di, siccome è troppo grande, di ricavarne appunto due ruote. Quindi tracciatevi con la matita, con la penna, con quello che volete. Fate una linea centrale, cercate di andare dritti e questo servirà appunto per poter ricavare due cerchi da questo rotolo. E i due cerchi saranno appunto le nostre ruote. Dopodiché praticate un'incisione e tagliate. Ed ecco le nostre due ruote, belle e pronte. Adesso non devo far altro che assemblare il tutto. Alla fine termineremo il carretto con quelle che sono le due parti anteriori che servono appunto per agganciare il carretto all'animale. Assemblate solamente questa parte del carretto e non incollate le ruote, perché avremo bisogno di raccordarle per rendere la struttura del carretto molto più stabile. E vi consiglio di utilizzare a questo punto un oggetto tubolare, infatti utilizzerò proprio questo, lo taglierò perché è troppo lungo. E vi consiglio anche di realizzare due cerchi un pochino più grandi delle ruote. Questo perché? Perché una volta praticata un'incisione su un cerchio, arrivate fino alla parte centrale, esportate via un triangolino di cartone, fate la stessa cosa anche per l'altro pezzetto. Questo vi permetterà di poter chiudere il cerchio in modo tale da poterlo incassare.
nostro carretto colorato. Allora, c'è da dire che io ho utilizzato i colori acrilici e lascerò al carretto un aspetto malconcio, come mi ha suggerito mio figlio Daniele, che mi ha detto proprio esplicitamente: mamma, lascia che il carretto sia una sorta di catorcio. E così l'ho ascoltato e devo dire che l'idea mi piace tantissimo, quindi non andrò ad aggiungere altre decorazioni, ma se voi volete potete farlo tranquillamente, potete applicare delle perline, degli strass in modo tale da renderlo più luminoso, ma potete anche realizzarlo con colori diversi. L'unica cosa che andrò ad aggiungere alle ruote sono queste puntine in metallo, giusto per avere un tocco di luce in più. Lo faccio anche sull'altra ruota. Dopodiché, siccome io ho bisogno di un centro tavola natalizio, andrò ad inserire all'interno qualche decorazione natalizia che non utilizzavo da tempo, vecchie decorazioni natalizie che appunto andrò a riciclare. Aggiungo prima della paglietta all'interno in modo tale che crei del volume. Dopodiché inserirò qualche elemento come questo. Ho una stellina in argento, una campanella e una pallina. Messe molto così, a caso, non perdeteci neanche tempo. Dopodiché andrò ad applicare questi altri tre elementi. Ho questa pallina fatta di fiori che è molto molto carina a mio avviso e la adagerò proprio qui sul fondo del carretto. Poi inserirò una rosa, così il colore rosso andrà a contrastare il bianco della paglietta e otterremo un grandissimo effetto. E con poco io ho il mio centro tavola. Ecco qua ragazzi, questo è il nostro carretto. È bellissimo, è venuto benissimo. Ne faccio un altro. E 5, 8, 32, 105 carretti. Proprio buono so io. Mo che ce famo con tutti questi carretti? Potremmo regalare. Che ne so, da mamma e madre che ci mette dentro quello, fissata tutte queste cose biologiche, tipo ci potrebbe mettere dentro, che ne so, le marmellatine, i panettoncini, le lenticchie. Un altro da mamma papà, perché tanto papà, quello quando torna e chiavi, insomma, deve mettere, se è aperto, ma così almeno lo mettiamo all'ingresso e ci mette i chiavi dentro. Mannaggia, però guarda, dei usi se ne possono avere tanti, oddio, se no se ne potrebbe fare un altro per zia Cesira che ci si mette dentro, che ne so, tutta la frutta secca. Un altro mo piglio io perché ci metto dentro tutta la collezione mia di smalti e di ciglia finte. Sono troppo fighe, mi piacciono da morire. E basta. Ah, oh, ma fatti 100, cioè non lo so. Altri regalali, che ne so. Oh, comunque non so se hai notato l'outfit. Anche io ho voluto riciclare tutte queste cose natalizie. Vedi? Sono belle, eh?